Pescara c'è stato vento forte, tragedia sfiorata anche a pochi passi da noi qui nella giornata di ieri. State facendo dei controlli sulle alberature e sui parchi? Sì, Pescara come tante altre città italiane ha subito queste forti raffiche di vento che hanno messo soprattutto in pericolo varie alberature della città. Fortunatamente noi avevamo già fatto un controllo preventivo che aveva suscitato anche tante polemiche, ma che ci ha dato ragione, perché in realtà gli alberi crollati sono stati veramente pochi a confronto di tante fotografie che vediamo in tante altre città d'Italia. Purtroppo in un caso, che è quello di via Vezzano, una signora è rimasta ferita ed è stata costretta a subire un'operazione. Nei prossimi giorni l'andremo a trovare, a lei va tutta la solidarietà, naturalmente il rammarico da parte dell'amministrazione comunale, che comunque già prima di questa ondata di maltempo aveva sottoposto a valutazione di staticità altri 1.075 alberi cittadini. Per quanto riguarda i cimiteri, sono aperti? Allora, i cimiteri, dopo una piccola verifica che Attiva ha portato avanti questa mattina, sono già regolarmente riaperti e sono pronti a ospitare la commemorazione dei defunti che ci sarà nei prossimi giorni. Invece i parchi sono oggetto di controllo nella giornata di oggi. Tutti ci dicono: ma sono parchi sicuri, gli alberi sono sicuri. Però abbiamo un terreno veramente molto saturo d'acqua. Dovete tenere conto che qualche giorno fa, in una sola giornata, in 24 ore, sono scesi a Pescara 155 mm d'acqua, cioè la quantità di pioggia che scende normalmente in questo periodo in città in oltre 2 mesi di tempo.